Per l'attrice Lea Michele la vita ha acquistato un altro sapore. Sicuramente tutti ricorderanno il momento doloroso vissuto da Lattice quando ha scoperto il corpo senza vita di Cory Mantyt, all'epoca suo compagno, in una stanza d'albergo, morto probabilmente per overdose. In memoria di Cory, un tatuaggio con il numero 5 e la promessa di una vita che è riuscita a riprendere quota. Il 9 marzo 2019, Lea sposa l'imprenditore Sandy Wright. Lea Michele e Sandy Wright si sono conosciuti nel 2017 e il 29 aprile del 2018, Lea Michele ha pubblicato una foto dell'anello. Il suo sì alla promessa di amore eterno è stata ufficializzata su Instagram. Poi, il 9 marzo del 2019, il matrimonio, cerimonia intima e riservata in California. Siamo entusiasti di essere sposati e grati per essere circondati dai nostri amici e dalla nostra famiglia. Soprattutto, siamo felici di trascorrere il resto delle nostre vite insieme. Punto di recente, i fan ricevono una seconda notizia lieta, resa ufficiale sempre attraverso il profilo Instagram dell'attrice. Lea Michele è incinta, la prima foto del pancione annuncia l'arrivo probabilmente di un maschietto. Da cosa si capisce? Anche dallo splendido abito blu che Lea indossa. Ma notizie certe sul sesso del bebè ancora non conoscono. Rimane certo lo sguardo solare e innamorato di Lea, pronta a dare alla luce il suo primo figlio, che sicuramente crescerà tra l'amore più sincero di mamma Lea e papà Danny Ray. Durante i giorni precedenti, su People e Billboard si respirava già un'aria frizzantina, supportata dall'indiscrezione sulla gravidanza dell'attrice che aveva mosso i primi passi tra le pagine del gossip e del pettegolezzo. La gravidanza, annunciata in abito blu e con un sorriso radioso sul volto di Lea, è stata dunque confermata. D'altronde, come è stato riportato su People, hanno sempre desiderato di diventare genitori. E pensare che Cory Mantyt e Lea Michele, innamorati sul set di Glee, avrebbe dovuto sposarsi nel 2014. Ma i presupposti non sono mai stati dei migliori e Lea presagiva, in cuor suo, il peggio. Infatti alcol e droga erano diventati parte integrante della vita dell'attore canadese, un'esistenza che è andata incontro a un tragico epilogo proprio in seguito a un'overdose. L'attrice, all'epoca, ha chiesto discrezione e rispetto, incidendo sulla sua pelle il ricordo indelebile di Cory. Ma oggi la si trova in dolce attesa, proprio come voleva la profezia. Nella serie TV Glee, Lea Michele nei panni di Rachel Berry, nell'episodio intitolato I sogni si avverano e è ambientato nel 2020, ha già vissuto tutto.